In diretta da Casa Sanremo, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, sono in compagnia di Guido Mazzarino. Buongiorno Guido e benvenuto. Buongiorno. Ci rivediamo esattamente dopo tre anni. Sì, dopo tre anni ho pubblicato questo, Io insegnante. Facciamolo vedere subito. Ecco, Io insegnante. Perché in verità, se non sbaglio, questo è un po' la chiave di volta. Ecco, esatto. Questo, di collegamento, sì, di collegamento per i due libri che hai presentato perché io con per noi. Una vita ho insegnato 40 anni, ma in realtà ho insegnato, vedi che qui c'è scritto piccolo insegnante, ho segnato 40 anni ai miei alunni, ma ho cercato di capire che poi è il che senso cosa della, insegnavi, giustamente. Che cosa insegnavo, perché insegnavo, a quale scopo insegnavo. E da all'inizio, quando ero giovane, avevo molte cose perché ero il prodotto, diciamo, culturale di quello che la scuola mi aveva dato. Per l'amor di Dio, mi ha dato tantissimo, però c'è molto da fare nella scuola. E allora qui io parto dal principio di sapere l'io, praticamente, che deve sapersi orientare nel mondo che lo circonda, ma nel cosmo che mi circonda, e sapermi orientare e nello stesso tempo poter contribuire effettivamente col simile, dove si forma la società. Certo. E allora anche il rispetto delle regole, il rispetto, che purtroppo oggi come oggi è importantissimo e basilare. E non vengono sempre rispettate. E oggi abbiamo degli esempi che ci lasciano un po' perplessi, forse c'è qualcosa che dobbiamo cercare di migliorare. Rivedere, di migliorare. Rivisitare nelle regole comportamentali. Questo, quindi, ci sono tanti aneddoti, tante cose che rientrano anche nel libro che adesso ho pubblicato, però siccome è una questione matematica, la matematica sappiamo che è una scienza esatta, rigorosa, però il fatto che sia una scienza rigorosa non vuol dire che noi dobbiamo attenerci fissi, e qui entriamo un po' come diceva Socrate, che Socrate diceva: io ti uno do la dottrina, preferiti. Ma poi, quindi di filosofia. È proprio per questo che si chiama così. Filosofia algebrica reale, cubo filosofia. Algebrico e quarta dimensione e geometrica. Quarta geometrica. Io, complesso no, interessante. Ecco, io sono adesso sono piuttosto, diciamo, emozionato, perché è la prima volta che io presento questo oggetto. Infatti da prima, quando l'ho visto qui, io volevo chiederti di spiegarmi, di parlarmi di questo oggetto. Di questo oggetto. Che sarebbe appunto la quarta dimensione, sì, geometrica. Quindi filosofia algebrica reale, perché praticamente quando si affrontano i concetti matematici non si possono prendere così delle convenzioni. Noi dobbiamo, non possiamo nutrirci di queste convenzioni se non abbiamo gli appetiti, se non sappiamo le logiche. Bisogna che prima io mi oriento nel mondo che mi circondo, e questi grandi filosofi lo sappiamo, orientarsi nel mondo per poter capire e ricercare, e quindi potersi inserire nell'ambito della società, di cui oggi come oggi abbiamo molte cose da dover rivedere nell'ambito della società, perché siamo disorientati. Il punto è questo. Sì. Soprattutto le nuove generazioni hanno bisogno di essere indirizzate prima di tutto dalla famiglia, poi nell'ambito della società. Ma teniamo presente che la famiglia, padre e madre, fuoriescono da una scuola, perché praticamente dall'asilo noi le mettiamo subito nell'ambito della società. Quindi dobbiamo, i didatti e tutto, bisogna che rivedano molto. Lì è un problema grossissimo, io l'ho scritto là in quel libro, a dare le cose, ma assolutamente è tutto, scaturisce da una ricerca. La ricerca sono domande continue tu che uno si pone. Tu hai lavorato una vita su questo. Una libro, vita. Vero? Io purtroppo quest'anno compio un'età dove raggiungo il massimo e praticamente adesso comincio. Non mi piace questo discorso. Non piace, però come età. Non va bene, la vita è fatta anche così. Lo perché so. Anche biologicamente io mi vedo allo specchio e piano piano, insomma, si perde. Ma con questo non voglio dire, perché la vita è bellissima. Ferma, la vita sono è bellissima. Tanti step nella vita, tanti certo. Momenti diversi. E in questo momento io ringrazio la Book Sprint che mi ha dato l'opportunità, nella venerante età, come si suol dire, 75 anni, di darmi l'opportunità tre anni fa di pubblicare questo. E adesso, che mio malgrado, siccome io di computer non c'è, ho dovuto imparare a disegnare i computer e tutto, perché questo lavoro qua, che è dell'intrinseco matematico, dove ci sono formule e dove ci sono disegni praticamente. In sostanza, in parole povere è questo. Il mondo che ci circonda, noi che cosa facciamo? Qui c'è all'inizio c'è una massima che io ho messo. So di essere uno
e vaglio attorno a me gli spazi vuoti, dice molto. Io sono, ma mi guardo attorno. Perché spazi vuoti? Perché io poi negli spazi vuoti devo sapere cogliere il nocciolo della questione ogni volta che faccio un calcolo. Ora, vedete questo? Che io lo voglio dedicare alla book sprint, perché questo qui io lo faccio vedere e guardiamo, è emblematico, perché è un cubo, ma è un cubo particolare che simula la quarta dimensione. Uno dice, ma cosa vuol dire la quarta dimensione? Se tu vedi, qui al centro c'è l'origine. Sì, il punto di incontro di tutto. Il punto di incontro di otto elementi, tutti uguali. Sì. Ora, non posso dire questo così, dobbiamo allacciare alla logica. Qual è la logica? Potremmo parlare del cerchio e della quadratura del cerchio, dove se io dico la formula deve essere... Sono passati tanti di quegli anni che avrei proprio difficoltà, ricordo a livello visivo, ma la formula no. Paradossalmente noi dovremmo partire dal cubo, non dal piano, perché il piano è fa parte della tridimensione, se vogliamo parlare della tridimensione vediamo. Infatti, se noi prendiamo un bambino piccolo, ci sono tutti quei giochi. I giochi no, che vengono allora mettiamo un'asticina, mettiamo un foglio di carta e mettiamo un cubo. Il bambino prende subito il cubo perché fa parte della sua natura. La sua natura e fa parte. E quindi è incuriosito dal cubo. Nelle scuole dovremmo partire, questo sembrerebbe una cosa assurda, ma dal cubo che è praticamente che si relaziona. Un momento. Il cubo, la sfera. Allora, se io dico la sfera, qual è l'origine della sfera? È il centro della sfera. E qual è la parte periferica? Prendiamo un raggio e lo facciamo girare molto e diventa la sfera, no? Il raggio. Sì, vero. E noi siamo a questo punto, con un insegnante per far ricordare la formula della sfera, mi dice vi varrà 4 terzi pi greco r3. Cioè il ritornello che rimane. Ma cosa abbiamo capito di 4 terzi pi greco r3? Nella formula noi dobbiamo sapere cosa vuol dire. Innanzitutto vagliare di che cosa parliamo. Ora me la sono ricordata anch'io, vero? Ecco. Allora, noi cosa dobbiamo fare della sfera? Fare la cubatura della sfera. E questa è la cubatura della sfera. Perché la cubatura? Perché c'è un collegamento. La sfera... praticamente è un qualcosa che avvolge il mio io intorno. Poi io lo devo vagliare. Cosa vuol dire vagliare? Lo devo misurare. Per misurare non ci vuole una grande filosofia. Se noi percorriamo una strada, e la strada è la dimensione, quando la devo percorrere, la devo misurare, devo partire da un punto e poi decidere, e questo la matematica lo dice, partire da un punto e andare verso l'altro vuol dire che noi non siamo in grado contemporaneamente ad andare dalle due parti, ecco perché filosofia. No, da una parte sola. Questo è per la grandezza unidimensionale, cioè la retta. Se andiamo al bidimensionale, cosa abbiamo? Si complica la cosa. Andiamo, allora, lì noi possiamo vagliare su mezza retta. Se andiamo nel bidimensionale, sono due dimensioni. E matematicamente parlando, la convenzione dice che per poter calcolare il quadrato, cosa devo fare? Lato per lato. Sì. E anche lì lato per lato bisogna stare attenti che non è una moltiplicazione, eh? È un fattore geometrico. Mettiamo i punti sui, perché la matematica, se è una scienza esatta, noi dobbiamo dare esattamente le parole che cosa vuol dire. Esatto. Perché normalmente si dice lato per lato, ma cos'è una moltiplicazione? E allora lì bisognerebbe fare, e lì c'è tutto spiegato cosa vuol dire la moltiplicazione. È un fattore geometrico. Ritorniamo al calcolo del piano. Al calcolo del piano noi vagliamo su un quarto del piano. E dice, ma perché? È un calcolo matematico semplicissimo. Mezza retta noi possiamo percorrere mezza retta, possiamo percorrere mezza retta. Un mezzo per un mezzo, fino a prove contrarie, fa un quarto. E noi viaggiamo su un quarto. E i tre quarti? Allora il mondo che mi circonda. Allora nel piano io calcolo i gradi. E allora io posso farne i gradi a 360 gradi. Però noi sappiamo che non possiamo vagliare i gradi convenzionalmente e via di seguito. Però l'area di un angolo non si può trovare, perché è infinito. Invece
la figura finita, abbiamo bisogno di fare la bidimensione e entra dentro quello. Si complica molto, diciamo complica, ma poi se viene soddisfatta la logica diventa tutto semplice. Quando diventa praticamente il cubo, tridimensionale, e allora il tridimensionale diventa lato per lato il cubo, no? Mm-hmm. Semplicissimo, lato per lato per lato. Un mezzo per un mezzo per un mezzo al cubo mi fa un ottavo. Quindi praticamente noi quando facciamo un calcolo lo facciamo su un ottavo dello spazio. Mentre nella sfera sappiamo benissimo la continuità, se prendiamo un angolo sappiamo girare attorno e via, ma non possiamo calcolarne la quantità. La matematica dice devi calcolarne la quantità. Questo già gli antichissimi valiavano io nel rapporto del coso e poi io nel rapporto delle convenzioni. Io ho avuto tanti contatti anche con i miei alunni. Io devo dire che gli alunni hanno una capacità. Insomma, un bambino nei primi due anni afferra quello che poi nella vita non riesce, le quantità di dati. Quindi è questo qua. Allora, io adesso finisco nel senso che dico, questo c'ha un'origine, questo qui equivale a zero, l'immenso totale praticamente è tutto in equilibrio e qui abbiamo in rosso il reale che noi prendiamo in considerazione e il negativo che pensiamo che in negazione. Tutti gli altri, sì? Quando noi facciamo una formula, svaniscono nel momento in cui dobbiamo trovare. Ed è il motivo per cui, stranamente, l'ho ricercato per ma perché questo si elide con questo? Ma è tutto calcolato, esiste tutto. Quando si parla di somma algebrica, è somma, e già dobbiamo puntualizzare bene, che è un'addizione, perché la somma è il risultato di un'addizione. Non possiamo tradire le basi, perché se tradiamo le basi crolla tutto. Quindi la somma algebrica di tutti gli elementi. Questo, se vuole rappresentare il cubo del binomio differenza, praticamente io lo ritrovo nel centro, che è il nocciolo della questione. E allora entra dentro il cubo e tutto il resto che sta intorno, noi, che esiste e che si somma, perché io faccio la formula questo più questo più questo più questo. E se ci sono i concetti negativi, è perché esiste però l'elemento, che poi si elidono e si trova il cosa, la questione. Guido, la passione che metti nel raccontare, nel descrivere, sicuramente sarà la stessa che hai anche avuto nell'insegnamento, è spettacolare, davvero spettacolare. Io so comunque, che questo qui è un regalo, è un messaggio per noi. Sì, è un messaggio che io mando al centro ricerca, di prendere in considerazione questa cosa qui e di fare chiarezza sulle cose, altrimenti praticamente... Io lo dico con enfasi, con tutto, e mi permetto di dire perché è una vita che io sto... Non è che me la sono inventata in due giorni, è una vita di ricerche, di domande e di tutto. E la ricerca, come diceva Newton, io sono una goccia e tutto quello che dovrei sapere è l'oceano. Quindi è chiaro, e saper ricercare, credo che sia Umberto Eco che abbia detto, non è importante quello che si sa, ma è quello che... E siamo in grado di ricercare, ma per ricercare bisogna porsi delle domande. Bisogna possedere curiosità, stimolo e passione, esattamente come la tua. Cari amici di Book Sprint Edizioni, noi ringraziamo ovviamente Guido Mazzarino con Filosofia Algebrica Reale. Grazie. E ovviamente ringraziamo anche per questo regalo. Grazie a te, Guido. Grazie.